ciò che in realtà poi diciamo, ci ha portato a dimostrare diciamo, questi fatti è stato quindi anzitutto l'impegno degli inquirenti e anche la consapevolezza vi è accresciuta nel corso delle indagini che vi era da parte di alcuni esponenti la creazione di un vero e proprio sistema che accoglieva questi tipi di capitali, cioè non era una situazione occasionale, cioè ogni banca può entrare in contatto con voglio dire, un soggetto di questo tipo. Il problema è che il sistema sembrava essere creato con un meccanismo di attrazione che è ben diverso rispetto evidentemente ad una semplice accettazione. Quanto al tema del controllo, noi abbiamo proceduto separatamente rispetto alla Banca d'Italia, ma mantenendoci in contatto, come per così dire, a vista. Abbiamo ritenuto di fare questo per garanzia di tutti, perché abbiamo funzioni diverse e non di meno è molto importante che i risultati siano risultati convergenti. Questa condizione di controllo non dichiarata e non autorizzata è qualcosa che espone a rischi un sistema finanziario, creditizio e bancario in genere. Perché non controllare e non poter controllare attraverso l'autorità di vigilanza a ciò deputato il soggetto che controlla qualcun altro significa non controllare il gruppo italiano. Questo significa, ecco, io lo dico in maniera molto, spero, chiara, ma è questo il problema. O accettiamo che il mercato, per così dire, si autoregolamenti, e allora è possibile, però in qualche maniera ci vuole un atto di fiducia, ma siccome questa è una materia riservata, perché sono in gioco degli interessi fondamentali che attengono alla tutela del risparmio e attraverso la tutela del risparmio attiene alla libertà economica e la libertà economica è anche una delle condizioni che rende possibile la legge molte delle libertà personali, tutto questo sistema non solo ha un senso ma ha un valore. Per questo torno a dire che tutelare l'esercizio della funzione di vigilanza non è poca cosa, è un valore esso stesso. Non dichiararsi per quello che si è o per il controllo che si esercita, tanto più per quello che la stessa Banca d'Italia diciamo, ha rilevato, no? Con riferimento alle carenze del sistema antiriciclaggio sammarinese, leggo testualmente, rilevate in sede internazionale, e all'assenza di un accordo di collaborazione tra autorità di vigilanza e due stati, vuol dire in sostanza, perché qualcuno sorride, evidentemente come dire, ha ragione di sorridere, vuol dire in sostanza accettare che un sistema si disciplini secondo logiche proprie e diciamo non si rapporti con quelle autorità pubbliche che hanno invece il compito, nell'interesse di tutti i cittadini, di esercitare un controllo quanto mai attento a garanzia dei valori che dicevo in precedenza. Voglio altresì dirvi che in questo momento sono in essere una serie di contatti con direzioni distrettuali antimafia, nonché con la Procura Nazionale Antimafia, perché la vicenda è di assoluto rilievo e perché evidentemente, come dire, vi sono convergenti interessi investigativi rispetto ai temi che noi abbiamo esaminato. Questo diciamo era un po' il quadro che necessariamente è per tutti gli aspetti generico, ma insomma forse rimette un po' di ordine. L'ultimo comunicato ha dato conto dell'esistenza di un commissariamento nei termini espressi nel comunicato. In passato la Banca d'Italia il 27 aprile aveva notificato un provvedimento con il quale aveva sospeso il diritto di voto delle componenti in assunto diciamo, ispettivo riferibili al controllo di San Marino e aveva iniziato la revoca dell'autorizzazione a detenere le partecipazioni diciamo, relative. Adesso diciamo il procedimento amministrativo è evoluto e ha avuto questa forma, diciamo che i nomi li conoscete, dei nuovi commissari, cioè il professor Renzitali, il dottor Lattuca, il dottor Cantarella, sono di questi, ma insomma credo che siano ritenute persone di estrema professionalità e quindi insomma, questo garantisce proprio le preoccupazioni che in qualche maniera potevano essere generate da una situazione che era necessariamente fluida. Nei giorni passati ci sono state molte situazioni, ecco, questo è sostanzialmente l'atto finale ed è anche per questo e per questa comunicazione insomma, che noi oggi vi abbiamo, voi cortesemente avete ricevuto e accolto i nostri inviti. Grazie.
ringraziamo la polizia giudiziaria, quello sì, perché è stato un lavoro pesante che è durato parecchi mesi, l'analisi dei flussi è stata notevole e si è fatto facendo poi anche l'ordinaria amministrazione, come sempre capita. Continuare a fare il normale. E in questo devo ringraziare tutto un po', sia l'ufficio che la polizia giudiziaria. E ringraziamo anche il consulente perché, come dire, ci ha messo molto fuori in questa vicenda e molta professionalità. Sì, per le esigenze che la presentavo prima non avrebbe senso che poi adesso mi interrompisco, quindi vi ringrazio molto del nostro. Grazie. Buongiorno. Scusi, è una prosecuzione di Renero o è un'altra indagine questa? Il nome dell'indagine è diverso, il secondo si chiama Varano. Varano. Posso fare una domanda? Lei conferma il Rai 3 report che ha filmato l'arresto e le perquisizioni? Non risponde, sono questioni che non conosco, quindi non riesco a capire. Quindi non conferma questa cosa, questo fatto? Io non rispondo neanche, quindi come dire, funziona così. Parlo di là per confermare o no.